Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Ancora una seduta positiva ieri a Wall Street, dopo quello che è stato tuttavia nella prima parte di giornata una fase di correzione, abbiamo registrato un successivo e veloce ritorno degli acquisti. Hanno così chiuso in rialzo dello 0,40% il Dow Jones, meglio ancora l'S&P 500 più 0,58%. E il Nasdaq, che continua a brillare da un punto di vista di forza relativa, termina in salita di quasi un punto percentuale. Che cosa è accaduto ieri da un punto di vista tecnico? Dopo aver testato già la vigilia, aver iniziato una fase correttiva a seguito appunto del raggiungimento delle resistenze statiche passanti in area 1821, ieri, pochi minuti prima dell'apertura di Wall Street, il futuro americano si è portato a contatto con i primi supporti statici, da cui immediatamente abbiamo avuto un ritorno degli acquisti, la configurazione di un hammer evidente su questo time frame H4 che ha consentito poi un nuovo movimento rialzista. Tuttavia, nonostante la definizione frazionale di nuovi massimi relativi superiori ai precedenti, molta attenzione perché l'S&P si è riportato nuovamente su dei livelli di resistenza, ovvero tra area 1825 e 1827. Questi rappresentano dei nuovi livelli dove tornare in vendita sul futuro americano e da dove potrà iniziare una fase di storno dopo quello che è stato l'ottimo rialzo delle precedenti giornate. Tutto ci viene confermato anche dalle indicazioni dell'RSI, dello stocastico, che sono pronti per iniziare una fase discendente. Molto interessante ieri il movimento che si è configurato sull'Ibex spagnolo. Alla vigilia avevamo definito questi livelli di resistenza come livelli dove poteva iniziare una fase di storno che effettivamente si è puntualmente verificata raggiungendo quelli che erano i primi obiettivi ribassisti a 9.982-9.962, esattamente i livelli raggiunti nella mattinata di ieri, da cui abbiamo registrato una fase di lateralità, di accumulazione prima di ripartire nuovamente al rialzo, chiudendo in area 19.000, scusate, 10.094. Cosa ci atteniamo adesso sul futuro spagnolo? A nostro avviso potremmo rivedere ancora nuove vendite nelle prossime ore, quindi terminata questa fase di rimbalzo tecnico, qualora non venissero, come ci atteniamo, superati i massimi a 10.155 punti, si registrerà una nuova fase di storno con un approdo in area 9.905-9.882 punti, nuovi livelli che potranno funzionare molto bene come base di supporto. Interessante anche il movimento di piazza affari del nostro FTSE MIB. Dopo l'ottima ascesa della vigilia abbiamo incominciato a registrare le prime vendite. Poi nel pomeriggio ancora qualche tentativo di movimenti al rialzo con una chiusura a fine giornata leggermente in ribasso. Siamo attualmente a 20.094 punti, questo prezzo di chiusura della giornata di ieri, e anche qui ci attendiamo un nuovo movimento discendente che potrà riportare piazza affari a 19.529. 19.298 punti. Spostiamoci adesso sul mercato valutario, dove troviamo sicuramente alcune situazioni tecniche molto interessanti. La prima delle quali è sicuramente quella della sterlina nei confronti del dollaro americano, che proprio con il rialzo delle ultime giornate si è portato a contatto con i massimi di periodo, livelli che sono stati testati esattamente nella giornata di ieri. Tutto abbiamo individuato un'importante area resistiva di breve termine da cui si è già configurata su time frame H4 una stella cadente. Attualmente nelle ultime ore si sta registrando una fase ancora di lateralità, quella che potrebbe evidenziare una prima area di distribuzione e definire poi nelle prossime ore, nelle prossime giornate, l'inizio di una fase discendente. Interessante anche l'impostazione grafica della sterlina nei confronti dello yen giapponese. Con il nuovo rialzo di ieri, sterlina yen si è portato esattamente a raggiungere il nostro obiettivo finale, 170,62, livello che avevamo menzionato dopo il raggiungimento di questa importante base di supporto, compresa tra 165,13 e 164,27. Raggiunti così gli obiettivi rialzisti, già alcune prese di beneficio si sono definite nella nottata durante la seduta asiatica, il movimento che proseguirà al ribasso anche nelle prossime giornate, un primo livello supportivo posto a 168,03.
Fase di lateralità nelle ultime ore sul cross valutario euro contro franco. Sono prevalse qualche presa di beneficio anche in questo caso dopo il rialzo delle sedute precedenti. Attualmente ci troviamo in area 1, 22 e 17, molto interessanti in ottica di una nuova possibilità di acquisto qualora il cross valutario dovesse riportarsi in area 1, 21, 95, 1, 21 e 90, livelli statici di supporto davvero molto interessanti da cui potremo avere un successivo ritorno degli acquisti. Andiamo a vedere anche quelli che saranno i dati macro più importanti da seguire quest'oggi. Sicuramente massima attenzione sul fronte europeo, sulla pubblicazione preliminare dei PIL dei paesi europei, alcuni dei quali sono stati rilasciati all'incirca un'ora fa, leggermente sopra le attese sia quello tedesco sia quello francese. Da monitorare alle ore 10 la pubblicazione del PIL italiano, che si prevede in frazionale rialzo dello 0,1% e anche poi un'ora più tardi verrà rilasciato il dato sul PIL europeo, anche questo rivisto in salita e da monitorare anche sarà l'esito della bilancia commerciale. Sul fronte americano 14,30 prezzi alle importazioni su base mensile, 15,15 produzione industriale, rivista inflazionale discesa e poi alle 15,55 il dato preliminare sul sentiment dell'Università del Michigan. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.